Mano tesa ai giovani al Palagiovino di Catanzaro, il raduno internazionale del movimento apostolico tra i relatori il cardinale Lorenzo Baldesseri ed il procuratore Nicola Gratteri. I giovani al centro del convegno internazionale del movimento apostolico che si è svolto al Palagiovino di Catanzaro. Tra i relatori che hanno accolto le richieste dei ragazzi presenti, il cardinale Lorenzo Baldesseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, e il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Claudia Biglieni. Crisi dei valori, disorientamento, i falsi miti del potere e del successo facili. È contro tutto questo che la Chiesa vuole combattere con i giovani e per i giovani. Sono proprio i ragazzi i veri protagonisti del convegno internazionale del movimento apostolico di Catanzaro. Una festa, un modo per dire alle nuove generazioni noi ci siamo. Come cristiani e quindi cattolici vogliamo offrire un modello, un riferimento forte che è Gesù, Gesù che ha segnato la storia di tutta l'umanità e che oggi continua ancora a essere un messaggio formidabile per questi giovani, un ideale che i giovani possono seguire. Una mano tesa ai giovani in vista della prossima assemblea sinodale che si svolgerà l'anno prossimo nel mese di ottobre. Dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri la condanna a chi tenta di manipolare i giovani e l'invito a parlare il loro linguaggio per stimolarli alla responsabilità. Dal presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Monsignor Vincenzo Bertolone, un augurio per i tanti ragazzi presenti. Continuassero ad essere quegli uomini autentici, pieni di stupore e di amore per la Chiesa e per il bene che sta a cuore a tutti quanti.